In un pomeriggio praticamente estivo, il Camerino batte per 2-0 il Monte Cassiano nella quintultima di campionato e conquista tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza, fondamentali ma non risolutivi, visti i risultati che arriveranno dagli altri campi. Mister Cervelli, che deve rinunciare a Lucaroni, conferma la difesa 3 con Ulissi e Duca, uniche punte. Il Monte Cassiano invece va in campo con il tradizionale 4-3-1-2, con Mosca a fare il centrale e il pericoloso Chiaraberta a supporto di Maccai e Giubilei. Un saluto e un ringraziamento ai nostri match partner, Osteria dell'Arte, Parrucchieria Fazzi, Plus Service, Autocamerte, Tecnofer, Lavorazione Inferno. Ne esce dunque una partita piacevole, con parecchie occasioni da entrambe le parti e che probabilmente il Camerino alla fine ha meritato di vincere. Dopo la prima occasione, al quarto d'ora, con il Camerino che ruba palla sulla tre quarti grazie a Salvetti, che inventa una palla geniale per Duca che se ne va in campo aperto, arriva in area di rigore davanti al portiere, però prova la conclusione d'esterno, una conclusione difficile e palla che finisce sul fondo. Tre minuti dopo ancora occasione per il Camerino, Ulissi gioca un bel pallone dentro l'area di rigore, lo appoggia fuori per Duca, prova il tiro a giro dal limite, colpisce male, palla che se ne va alta sopra la traversa. Al 20esimo occasione per il Monte Cassiano, con Sbrollini che in verticale trova in area Giubilei che si libera bene il sinistro di incrociare, super difficile però, para e dice di no, poi la difesa riesce a liberare. Ancora Camerino pericoloso al 31esimo con Duca che manovra al limite dell'area, palla arriva che arriva ad Ulissi, prova il tiro ancora Duca dal limite, palla che finisce sulla schiena di Salvetti e poi sul fondo. Al 36esimo ancora azione manovrata per il Camerino con Ulissi che appoggia indietro per Salvetti, il tocco in orizzontale per Romoli, la conclusione dai 25 metri, palla che finisce alta sopra la traversa. Al 43esimo ancora Camerino pericoloso, Santa Maria Nova sulla destra pesca Salvetti in area di rigore, si libera benissimo il capitano del Camerino, il tiro ad incrociare finisce di un soffio all'altro. Nel secondo tempo i ritmi calano un po', ma la partita resta comunque piacevole. Al 52esimo Lispi appoggia centralmente per Romoli, poi palla per Salvetti, prova il destro dalla distanza, palla che finisce di un niente al lato. Un minuto dopo, occasionissima per il Monte Cassiano, cross in area di rigore, zuccata di Maccari, super di Gifico, mette sopra la traversa. Sul conseguente calcio d'angolo, l'occasione più grossa della partita per il Monte Cassiano. Palla sul secondo palo, colpo di testa ancora di Maccari, palla che si stampa sulla traversa, poi Sbrollini da due passi la mette alta. Al 73esimo la reazione del Camerino affidata al solito Duca che salta un avversario, entra in area di rigore, prova a superarne un altro, poi posizione defilata, carica il destro, bravo il portiere a deviare sopra la traversa di un calcio d'angolo. Il Camerino intensifica la spinta con Santa Maria Nova che prova un cross sul secondo palo, Monserrat ne è entrato al posto di Ulissi, finisce a terra, è calcio di rigore, sono vane le proteste dei giocatori del Monte Cassiano e l'82esimo il Camerino ha la possibilità di sbloccare il risultato, va lo stesso Monserrat dal dischetto con grande freddezza, lascia praticamente pietrificato il portiere Laconi, palla sull'angolino alla sinistra del portiere, Camerino in vantaggio, gol di capitale importanza per l'argentino che sblocca una partita delicata, equilibrata ma anche importante, giusta e comprensibile la gioia dei giocatori di Mister Cervelli. Il Monte Cassiano prova a riacciuffare il pareggio, si aprono spazi però conseguentemente dall'altra parte, infatti all'86esimo Monserrat ruba palla, si invola in contropiede nel 3-2, assist per Fede che entra in area di rigore, il destro di prima e palla che finisce alle spalle del portiere, il 2-0 che chiude il match e regala i tre punti al Camerino, dicevamo punti importanti per il percorso verso la salvezza e viste le ultime quattro partite di campionato che saranno praticamente quattro scontri diretti. Al termine del match per festeggiare, bellissimo gesto dei giocatori che hanno invitato tutti i bambini che hanno fatto i raccattapalle a festeggiare insieme a loro negli spogliatoi la importante vittoria. Sabato prossimo, partita delicata, trasferta sul campo della Elite Tolentina.